KS74U della Yandel. Questa replica già ve l'avevo fatta vedere in un altro video, ma giusto così di sfuggita. E dopo una serie di richieste da parte vostra ho deciso di dedicargli una recensione. Via con il video. Ciao ragazzi, bentornati, io sono Ricco e questo qui è il nuovo AKS74UN della Yandel, modello che già vi avevo mostrato velocemente con l'altra recensione dell'altro AK, sempre della Yandel, e alcuni di voi mi hanno chiesto appunto di fare la recensione anche di questo e quindi così ho fatto. Ed ora andiamo a vedere che cosa c'è all'interno della scatola, anche se ormai comunque chi ha già visto i vari unboxing degli Yandel saprà benissimo che cosa si trova. Come al solito troviamo questo libricino che contiene diciamo le istruzioni e poi questo certificato con appunto tutti i vari timbrini, insomma fatto bene, che vi certifica il fatto che il fucile è a posto sia in termini di joule che di prestazioni, insomma prima di far uscire dalla casa produttrice hanno questo piccolo check. Poi troviamo questa che è una fiaschettina piccola in plastica che io appunto, come dissi anche nell'altro video, ho dedotto che fosse per un eventuale olio che serve poi per andare a lubrificare la replica, in quanto principalmente è costituita in acciaio, anzi praticamente tutto quello che voi vedete che è nero è acciaio e non è un acciaio inox e molte parti non sono verniciate ma sono proprio l'acciaio trattato, quindi viene brunito principalmente e in alcuni punti può fare la ruggine, quindi il mio consiglio è ogni tanto dateci un po' un'oliatina con un piccolo panno, servono appunto quegli oli specifici per fucili, anche per i fucili da caccia li vendono comunque nei negozi di armi. Troviamo poi qui un piccolo fusibile, caricatore monofilare da 120 colpi e uno spegnifiamma nero completamente in acciaio. E per finire la nostra bellissima replica, guardate che spettacolo, e mi piace veramente perché è tra gli AK quello più comodo perché comunque è effettivamente corto e si riesce a maneggiare abbastanza bene. Prima di iniziare la recensione ringrazio GM Software che appunto mi ha mandato questo modello e vi lascio qui sotto il link in descrizione se volete appunto farvi un giro nel suo store online e appunto vedere questa gamma di modelli e anche tutte le altre cose che possiede. Allora, per quanto riguarda le caratteristiche principali di questa replica, abbiamo sicuramente un punto a favore per quanto riguarda i materiali. Infatti Yandel è rinomata per l'utilizzo dell'acciaio come materiale di base, infatti tutto quello che voi vedete qui che è in metallo, cioè in acciaio, cioè tutto quello che è nero è acciaio. E quindi insomma ciò vi fa capire che è un prodotto veramente molto resistente e altra peculiarità è l'uso del vero legno, infatti guardate qua che guancette spettacolari, sono una cosa meravigliosa e sono veramente molto molto solide. Tra l'altro questo AK fa parte della serie Platinum, quindi una seconda generazione, dove principalmente sono state fatte delle modifiche e dei rinforzi al gearbox, quindi è sicuramente un passo avanti rispetto agli altri. Inoltre questo fucile è davvero molto molto solido e compatto, è veramente qualcosa di spettacolare, soprattutto dal punto di vista dei materiali che sono stati proprio assemblati bene, infatti tutto questo fa sì che non esistano i giochi. Anche il calcio, che di solito è una delle parti più critiche in questa tipologia di modelli, guardate come è resistente. Io adesso lo sto tenendo su completamente da qua e lo sto shakerando, non ci sono giochi e comunque questo calcio, come vedete, basta premere il tastino e si piega. Questo vi fa subito capire quanta cura ci sia da questo punto di vista. La replica è lunga 73,5 cm con il calcio aperto, mentre se andiamo a chiudere il calcio abbiamo una lunghezza di 49,5 cm. Il suo peso a secco, quindi senza considerare batteria e caricatore, è di 3 kg, quindi abbastanza contenuto. La lunghezza della canna interna è di 290 mm e infine per quanto riguarda le guancette abbiamo una lunghezza di circa 5 pollici.
ed ora andiamo a vedere un po' come è fatto questo fucile. Allora, partendo dal calcio, troviamo il modello a stampella, che è veramente molto molto easy. Non ci sono fronzoli, non ci sono decorazioni, è proprio un pezzo di ferro, acciaio in questo caso, che è proprio nella sua ignoranza è veramente super resistente. Ha un fondello che, ahimè, anche questo qua è tutto completamente in acciaio. Io preferisco sempre avere la gomma, perché sul gire tattico fa sempre un po' fatica, diciamo, dove c'è lo spallaccio, e tende un po' a scivolare. Ma poi dipende sempre da che tipo di vest andate ad indossare. Poco più avanti troviamo l'attacco cinghia, che come vedete rotea, quindi serve anche un po' per agevolare, venire incontro a quello che è il movimento che fate con la cinghia. Anche questo qui super ignorante, super resistente. E se volessimo andare a chiudere il calcio, non ci basta che premere questo tastino e il calcio si andrà a chiudere agganciando su questo dentino qui. Vedete, una volta che scatta, poi lui rimane lì, vedete, io lo posso tenere anche da qua e lui non si apre. E diciamo che con questa conformazione qua ci si può anche giocare, perché comunque è molto low profile, come vedete segue le linee del fucile, e poi si riesce comunque anche a stare tranquillamente sul ponte del grilletto e anche a sparare senza problemi. Per riaprire il calcio non dovete far altro che tirare un po' indietro questa linguetta e il calcio si riapre. Nel lower receiver troviamo questa specie di slitta, questo supporto, che non è altro che un piccolo binario dove ci scorre la slitta vera e propria per montare eventuali mirini o ottiche o cose simili. Come sapete, io dico sempre, gli AK sono belli così, non hanno bisogno di modifiche, però nell'eventualità loro l'opzione ve la danno. Il castello superiore è veramente ben fatto anche lui, e questa è una parte che soprattutto nei modelli low cost ha molto gioco e si fa molta fatica ad aprire con questo tastino. Scrivetemelo qui sotto nei commenti, sicuramente molti di voi che hanno un Golden Bow hanno un sacco di problemi con questo, e invece con gli Endel è veramente un gioco da ragazzi. Tra l'altro guardate che meraviglia, hanno fatto un meccanismo, una sorta di molla, che permette di tenerlo aperto senza dover star lì a diventare scemi, e quindi vedete, a prescindere lui sta su, vi dà tutto l'agio per poter inserire la batteria, che tra l'altro deve essere una batteria abbastanza sottile e lunga, perché si deve posizionare, diciamo, lungo questa guida e questo si deve richiudere. Quindi, ahimè, se avete delle lipo rettangolari o quelle per calcio crane, qui dentro non ci entrano. Quindi una volta che poi avete connesso tramite il connettore la batteria, assicuratevi che i cavi non vadano ad intralciare i bordi, perché sennò quando andate a chiudere li tranciate completamente, anche perché qua bisogna dargli una pacca un po' sostanziosa. Andate a chiudere e vedete che il dente è fuori, quindi non c'è nessun tipo di problema. Mentre per quanto riguarda il selettore, devo dire che non ci sono problemi. Io non sono per niente fan di questa tipologia di selettori, perché sono una cosa scomodissima a parer mio, però comunque negli Endel sono fatti bene, e vedete, cioè sentite più che altro come il selettore si agganci bene nelle sue posizioni, quindi qua niente da dire. Poi per quanto riguarda il grilletto, funziona bene, non mi fa impazzire, perché sentite anche dal rumore, fa troppo rumore. Cioè, a me piace un grilletto silenzioso con la corsa corta, questo è tutto il contrario, ha la corsa lunga e fa un casino da matti. Vabbè, insomma, comunque questo è fatto così, e a prescindere comunque è molto reattivo il colpo. Cioè, diciamo, il grilletto a livello sensitivo non è reattivo, nel senso, è perché vedete ha sto corsa abbastanza lunga, però in sé il colpo esce bello bello netto. Andiamo a vedere il vano dell'otturatore, e soprattutto per quanto riguarda la zona pop, tiriamo indietro e purtroppo questo non si blocca, non so perché comunque nell'altro modello si bloccava, quindi non me lo riesco a spiegare. Però comunque qui sotto, come vedete, c'è il sistema pop, che anche lui è in acciaio, tranne la regolazione che avviene tramite questa asticella in plastica. Quindi non mi fa impazzire questo sistema, sia perché comunque è difficile entrare col dito, perché adesso io qua riesco perché comunque c'ho lo spazio, perché ho la mano nuda, ma coi guanti vi dico che non è così semplice. E poi questa asticella è veramente molto leggerina, cioè nel senso scorre avanti e indietro proprio come ridere, quindi la mia paura è che si possa un po' sregolare, anche se vi dirò, avendo già testato l'altro modello, non ho avuto di questi problemi. Mi sarebbe piaciuto che ci fossero magari delle piccole dei piccoli click che facessero fermare la stanghetta in punti precisi.
Per quanto riguarda il grip, niente da dire, un grip normalissimo in plastica, non mi fa impazzire, vi dirò, né il colore né la forma, però questo è e questo ci teniamo, a meno che appunto volete sostituirlo senza problemi. Qua c'è la vite, si sfila, tra l'altro il gearbox interno è il V3, quindi quello degli AK, ha una gabbiotta sua per il motore, di conseguenza se voi togliete questo non è come negli M4, questo viene via tranquillamente, gliene potete montare un altro senza problemi. Qui troviamo la tacca di mira posteriore, adesso provo a farvela vedere meglio magari piegando il calcio così riesco a metterlo in linea. Vedete che ha questa piccola scanalatura rettangolare e se io lo vado a ruotare ha quest'altra scanalatura. E vi dirò, visto così non cambia principalmente nulla, cioè sono due tacchette pressoché identiche. Questa è un pelino più larga, ma vi giuro è la differenza quasi non si vede, di solito è molto più evidente, però insomma è fatta così. E mentre la tacca di mira anteriore è anche regolabile in altezza, questa qua purtroppo è fissa, ma si sa, nel soft air poco importa. Passando avanti poi troviamo le guancette, che appunto come vi dicevo prima sono in vero legno, tra l'altro guardate che bel colore che hanno, così un po' sul rossiccio, è veramente bellissimo, almeno a me piace un sacco, e appunto è tutto completamente trattato, quindi onde evitare problemi con acqua e anche il sudore delle mani, cioè non fa assolutamente nulla. Tra l'altro una piccola nota che volevo aggiungere, come vedete ci sono delle piccole sbavature, tipo qua, qui sotto, magari anche qui più avanti, vedete anche qui sotto, queste sono proprio delle caratteristiche singole di ogni modello che sono tutte diverse, perché queste guancette vengono lavorate a mano, quindi magari ci sono dei macchinari che vanno a fare qualche piccolo taglio principale, però poi tutto il resto della rifinitura e anche della verniciatura viene fatto a mano, quindi anche tutti questi passaggi qui in mezzo vengono fatti proprio con delle lime. Ho visto dei video su YouTube ed è bellissimo, vi consiglio di andare a vedere, quindi se trovate queste imperfezioni è per questo motivo. Oltre alla tacca di mira che vi ho mostrato prima, troviamo questo piccolo anello che è un portacinghia ed è completamente fuso assieme alla canna, quindi super resistente. E dulcis in fundo troviamo questo coso che io non sopporto minimamente. Io, ecco, questo penso sia uno degli spegnifiamma più brutti che io abbia mai visto. Insomma, è una caratteristica di questo modello, degli AK, e però a me proprio non ce la posso fare, non mi piace, sembrano le trombettine, quelle che si usano ai compleanni, no? Sapete, quelle che fanno quel coso di carta che viene fuori, insomma, non so voi, però è qualcosa di indecente. Tra l'altro è pesantissimo, questa roba qua da sola penso che pesi 200 grammi, cioè uno spegnifiamma così pesante, direi che effettivamente va ad incidere anche sulla stabilità del fucile. Ora volevo giusto farvi sentire un po' come spara il fucile, anche per vedere la reattività del grilletto. Utilizziamo questa lipo da 7.4 volt, 25C di scarica, e se volete prenderla come riferimento, questa è lunga 11 cm per 1,2-1,3 cm circa, per farvi capire appunto che questa qua ci va e effettivamente non è così poi tanto sottile, però come vedete è abbastanza low profile. Ce ne sono anche di più sottili, però sono di solito a doppio stick, quindi non è il massimo per il vano che c'è qua dentro. Allora, questa non possiamo far altro che metterla qui. Ci sono anche proprio delle lipo che sono fatte apposta, hanno una dimensione che entra, vedete quel tubo? C'è un buco lì, la batteria entra proprio là dentro, invece questa qua si ferma lì dopo poco. Però vedete, è giusto quel tanto che basta per farmi collegare il connettore, perché poi il più delle volte non è neanche tanto la batteria in sé il problema per quanto riguarda la dimensione, ma il fatto che poi rimangono tutti i cavi attorcigliati e si fa fatica poi a richiudere tutto. Comunque così non dovrebbero esserci problemi in teoria. Ecco fatto. Devo dire che per essere una 7.4 diciamo che il fucile funziona bene, quindi non è
eccellente dal punto di vista della reattività, il suono non mi fa impazzire più di tanto, però comunque appena io premo il grilletto sento proprio che il meccanismo interno è bello netto. Ed ora veniamo alle caratteristiche interne. Abbiamo una canna interna in ottone, gruppo pappi in acciaio con levetta di regolazione in plastica, gearbox versione 3 con sgancio a molla rapido, boccole cuscinettate da 9 mm, motore high torque ELM 120 ad albero corto, tre ingranaggi completamente in acciaio tagliati al CNC rapporto 18:1 con dei layer di serie, asta spingi pallino in polimero, molla standard da 90 metri al secondo, guida molla in acciaio. Abbiamo poi il cilindro che è fuso con la testa cilindro in modo tale da creare un sistema compatto e appunto senza perdite d'aria, pistone in polimero con i primi tre denti in metallo, testa pistone in polimero silenziata, spingi pallino in polimero e cavetteria in argento con connettore Mintamia. Prima che mi bombardiate di messaggi vi dico subito il prezzo, che è di 254 euro. Perlomeno a questo prezzo lo trovate da GM Software, che vi ricordo vi lascio qui sotto il link in descrizione. Quindi è comunque un prezzo molto onesto, perché comunque considerate che abbiamo acciaio, legno, meccanica che comunque è stata revisionata e comunque spara bene, come avete visto. Devo dire che non è niente male. Poi, se dobbiamo parlare di difetti, qui ne ho trovati tre. Non sono niente di assurdo, anzi nulla che comprometta l'uso della replica in sé, però comunque diciamo, uno è, come vi ho detto prima, il vano dell'otturatore, vedete, non rimane bloccato, e questa cosa è abbastanza scomoda perché comunque questo è abbastanza duro da tenere tirato indietro, non è morbido come negli M4, quindi c'è anche il rischio che se questo qua vi parte e questo vi arriva sul dito fa veramente un male che voi non avete un'idea. Mi è successo una volta e non lo auguro a nessuno. Quindi sì, questa è un po' una nota dolente, e possiamo aggiungere anche un altro difetto che è legato al vano pap, che è veramente un po' scomodo da arrivare e soprattutto troppo morbido. Poi un altro piccolo, non è un difetto, però è una cosa un po' scomoda, è il vano batteria, che in realtà, cioè, questo è molto comodo perché si chiude bene e rimane sollevato, però questo implica il fatto che voi dovete per forza avere una batteria di questo tipo, così sottilina, e di solito comunque le batterie che vanno per la maggiore sono quelle un po' più capienti, soprattutto per i calci crane. Quindi o siete proprio già nel mondo a cappa, quindi di questo non ve ne frega niente perché voi già avete tutto il vostro kit di batterie perfetto, però diciamo può essere un po' scomodo perché è uno tra i vani batteria più low profile che ci sia. Quindi ricapitolando, diciamo che consiglio questo modello a tutti coloro che ovviamente amano gli AK, perché cioè, chi mai prenderebbe una AK se non gli piacciono, però sicuramente per chi di voi ha una AK low cost, di quelli proprio ignorantissimi pagati 100 euro, che vi rendete conto anche voi che fanno un po' pietà, e volete fare l'upgrade con appunto 250 euro, che non è una cifra folle per il software, vi portate a casa questo gioiellino, e vi consiglio proprio questo modello in particolare perché è veramente molto maneggevole e allo stesso tempo vi dà tutte le caratteristiche estetiche di una K. Detto questo ragazzi, il video è finito, io spero di essere stato abbastanza esaustivo, scusatemi ancora se appunto pubblico un po' poco ultimamente, lasciatemi qui sotto un commento per sapere appunto che cosa ne pensate, vi ricordo che trovate anche il link di GM Software per andarlo a vedere, e basta, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!